programma ricchissimo, a partire ovviamente il fiore all'occhiello quest'anno è sicuramente, anzi ce ne sono più di uno di fiori all'occhiello, ma essendo anche il primo evento, secondo me il più importante, quello a cui più teniamo, è il convegno di studi sull'attualità dell'opera di Lussu, a cui parteciperanno i maggiori studiosi, esperti, studiosi della sua opera, qualcuno anche traduttore della sua opera, dei paesi europei in cui per un motivo o per l'altro Lussu ha vissuto, e quindi Svizzera, Francia, Spagna e Portogallo, oltre alla Sardegna e all'Italia. Per la Sardegna abbiamo il grande piacere di avere Gian Giacomo Ortu, il professor Ortu. Il festival poi partirà appunto giovedì 4 con questa con questo convegno. La giornata si chiuderà con un concerto di poesia che si chiama Blues di periferia e poi andrà avanti per tre giorni, venerdì 5, sabato 6, domenica 7, sviluppando le varie tematiche che abbiamo scelto quest'anno. E quindi abbiamo pensato di dedicare il festival a tre poeti e ad un narratore. Ci fa molto piacere soprattutto aver pensato a Quasimodo, a Quasimodo anche perché abbiamo Modica, il Festival Versi di Luce, che è partner, siamo partner, e quindi un omaggio a Quasimodo, che peraltro ha anche vissuto qui a Cagliari, e dopodiché un omaggio all'immenso Federico Garcia Lorca e al grandissimo Nazim Hikmet. E mentre per la narrativa abbiamo scelto quest'anno di omaggiare Dino Buzzati, una grande figura della nostra letteratura del Novecento. Il ricco programma di questa quarta edizione del Festival Premio Lussu, da quest'anno, intanto abbiamo avuto il riconoscimento per l'anno europeo del patrimonio culturale 2018 e il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, insieme a tantissimi altri comuni sardi e della penisola, ma anche associazioni culturali che si sono unite a noi per portare avanti e studiare l'opera di Emilio Lussu. Il festival, ricordiamo, è intitolato a questo grande intellettuale e scrittore sardo, uno dei più lucidi intellettuali, possiamo tranquillamente dire, del Novecento italiano. Quindi uno delle prerogative di questo festival è appunto quello di studiare l'opera di questo grande personaggio del Novecento, nella speranza che le sue opere, alcune delle quali non si trovano più, vengano ripubblicate da case editrici di buona volontà.